ti capita spesso di essere triste? Prova ad immaginare un hamburger di alta qualità con ingredienti selezionati. La tua birra preferita è una buona dose di musica dal vivo. Un sogno? No! A Torricella Verzate tutto questo è realtà. Vivi l'esperienza. Il nuovo Beer Pub aspetta te e i tuoi amici in via Emilia 2. Sempre più utenti cancellano o sospendono il proprio account dal social network creato da Mark Zuckerberg, che da poco ha festeggiato il miliardo di utenti. Addirittura è stato istituito un progetto sociale ideato da Marin Stratoff, il quale ha invitato tutti a rinunciare al social network per 99 giorni. Tutti gli utenti che partecipano all'iniziativa ammettono di sentirsi meglio, meno stressati e più felici. Lei pensa che riuscirebbe mai a vivere senza Facebook per 99 giorni? Sì, credo che riuscirò, sì. Come mai pensa di riuscirci? Forse perché ci sono poco, quindi non so. Secondo lei perché molte persone utilizzano così tanto Facebook? Vivono quasi in un qualche modo in funzione di questo social network? Forse una sorta di curiosità, insomma, giusto per farsi un po' i fatti degli altri o farsi anche un po' vedere, insomma. Dal suo punto di vista, il suo utilizzo personale di Facebook è relativo a che cosa? All'andare a vedere i contenuti degli altri oppure a pubblicare dei suoi contenuti? Cosa preferisce fare? Pubblico poco, sì, mi piace andare a curiosare le cose degli altri, sì. Quindi Facebook si usa prevalentemente per sbirciare? Sì, penso di sì. L'abbiamo fatto prima, penso che ci riusciremmo anche adesso. Per la serie si viveva bene anche senza? Esatto, forse si viveva meglio, anche perché c'era più comunicazione. Adesso invece vedo i miei figli, prima suonavamo il campanello, adesso è solo messaggi, messaggi, messaggi. Secondo lei perché 1 miliardo di persone al mondo sono iscritte a Facebook? Penso che ormai sia un'abitudine, solamente quello. Tutto quello che fa uno, di conseguenza il popolo gli va dietro. Se dovessi chiederle con una sola parola di dirmi quale emozione le suscita Facebook, quale sarebbe quella parola? Emozione è grande, forse è un passatempo, è un divertimento e tale deve rimanere, giusto, ma non penso che devi mettere i tuoi cavoli su Facebook, giusto, deve rimanere un passatempo, punto, e lì deve restare. No, non ce l'ha, quindi ha già rinunciato. Certo. Come mai? Non mi interessa per adesso. Ho fatto un'idea sul fatto che così tante persone siano iscritte, 1 miliardo di persone al mondo. È tanto, sì, è tanto. La curiosità, il progresso poi porta, diciamo, a tutti questi interessi che la gente va a cercare, va a vedere. Conosce qualcuno che ce l'ha? Sì, quasi tutti praticamente. Che tipo di utilizzo fanno di Facebook queste persone? Non ho idea. Si è mai interessato? No, proprio non mi interessa. Io uso il computer e tutto, ma per altre cose, internet eccetera, ma Facebook no. Porta la tua azienda in questo video. Jab TV è la scelta giusta per raggiungere migliaia di potenziali clienti in tempi rapidissimi. Chiama ora al numero 320 22 45 117 o scrivi a spot@jabtv.it per valutare senza impegno tutte le nostre offerte.